Un Vangelo questa domenica che ci chiede di convertire lo sguardo che abbiamo sul mondo. Allora inizio subito con una frase di Gesù molto diretta, quando Gesù dice: chi non è contro di noi è per noi. È una frase che va a distruggere tutti i conflitti. Mi spiego meglio. Se ci pensiamo bene, possiamo avere idee, progetti, valori, caratteri, attitudini molto diversi l'uno dall'altro. Ma una cosa è riconoscere queste differenze. Un'altra cosa è essere contro qualcuno. Con questa frase Gesù ci fa capire che in realtà non siamo gli uni contro gli altri, ma sono gli atteggiamenti umani ad essere contro o diversi. E questo può provocare appunto conflitti, incomprensioni nelle relazioni. Il grande passaggio da fare è avere una visione cristiana sulle relazioni che abbiamo nel mondo. Io posso avere idee, atteggiamenti diversi da te, ma non per questo devo essere contro di te e cercare di distruggerti. Possiamo giudicare, possiamo discutere e se il caso possiamo anche contrastare, ma dobbiamo farlo sulle idee e mai sulle persone. Purtroppo è più facile attaccare le persone che le loro azioni e quindi fare del male alla persona, perché è più facile annientarla che mettersi a confrontarsi su una argomentazione sana di idee e di progetti. Questo purtroppo avviene sul mondo del lavoro quasi quotidianamente, ma questo virus del conflitto, dell'attaccare, coinvolge anche i luoghi familiari e anche la Chiesa. Gesù, nel Vangelo di questa domenica, ci fa comprendere che lui è il prototipo dell'uomo libero e vero e noi dobbiamo imitarlo. Gesù è l'uomo senza barriere, senza confini, senza giudizi, che vede un fratello nell'altro. Ecco, Gesù ci invita a guardare gli altri come creature di Dio e non come nemici. A proposito, mi piace ricordare come Papa Francesco, nel documento Fratelli Tutti, parlando di San Francesco d'Assisi, che festeggeremo il 4 di ottobre, così scrive: egli, cioè San Francesco, dichiara beato colui che ama l'altro quando fosse lontano da lui quanto se fosse accanto a lui. Con queste poche semplici parole, San Francesco ha spiegato l'essenziale di una fraternità aperta che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona, al di là della sua vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata e dove abita. Questa bella frase di Papa Francesco ci riassume proprio come il nostro sguardo dovrebbe essere convertito, trasformato, oserei dire trasfigurato, su tutte le relazioni che viviamo quotidianamente. Ma passiamo a una seconda parte del Vangelo di questa domenica, perché Gesù usa anche termini molto duri. Dice così: se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. Parole dure, parole che fanno paura, perché dice di tagliare delle parti del corpo. Bene, questa frase va letta secondo uno sguardo biblico, trascendentale, spirituale. Gesù evidenzia tre parti del corpo che vanno convertite, quindi tagliate, perché con un taglio può nascere qualcosa di meglio, per far capire che spesso il male è in noi e non negli altri. Quante volte puntiamo il dito sugli altri magari per coprire o per sviare alcune nostre mancanze o errori.
queste frasi del tagliare l'occhio, tagliare il piede, tagliare la mano possono apparire dure, feroci, invece chiamano a una profonda riflessione su noi stessi e sugli altri. Sono parti del corpo chiamate alla conversione, perché tagliare in senso spirituale, biblico, vuol dire non vivere più nell'illusione di fare tutto giusto. Allora, vediamole un attimo. Quali sono queste tre parti? Prima frase di Gesù: se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. La mano. La mano è ciò che serve per dare e per prendere. Allora, cosa cerchi di prendere di più nella tua vita? Lo scandalo è cercare solo di avere nella vita, di possedere, magari andando anche contro gli altri. Ecco, se la tua mano è così, convertila, perché il bene invece è dare, sempre, senza aspettarsi nulla in cambio, offrire, donarsi, per amore. Seconda frase: se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. Il piede è la parte del corpo che serve a camminare. Allora, come cammini nella vita? Verso cosa cammini? Quali sono le tue mete? Lo scandalo è camminare unicamente dietro a cose effimere, materiali, che possono essere la carriera, il successo, i soldi, la ricchezza. Il bene, invece, è usare i piedi per diventare ambasciatori della fede, testimoni della speranza, discepoli della carità. Cammina nella via di Cristo, cammina controcorrente in questo mondo. Ecco, taglia quel piede che cammina per una via che non dà nulla. Fai nascere un piede che cammina sulla strada della pienezza. E poi, ultima frase: se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. L'occhio serve per guardare, per scrutare, osservare e anche giudicare. Allora, come usi i tuoi occhi? Perché lo scandalo è avere occhi che condannano, che giudicano, che sono sempre quella parte del corpo che cerca il male, il negativo negli altri. Allora il Vangelo di questa domenica ti dice: gettalo via quell'occhio, prendi un occhio nuovo. Il bene è avere occhi misericordiosi, aperti al perdono, aperti alla compassione, aperti all'accoglienza, aperti alla misericordia. Ecco, quindi vedi che Gesù con queste tre frasi in concreto dice che bisogna prendere la propria vita, tagliare ciò che è da convertire, affinché possiamo essere sempre di più in comunione con gli altri. Tutta la vita è una decisione di tagliare o di nascere. Taglia ciò che non porta al bene e fai nascere ciò che conduce alla pienezza al tuo cuore. Che bello allora il Vangelo di questa domenica, che si può sintetizzare così, con queste due parti che ho cercato di riflettere insieme a te. Può essere una frase, la conclusione del Vangelo di questa domenica: unire per amare e tagliare per sanare. Ama e quindi puoi unirti nelle relazioni. Taglia e così guarirai le relazioni, per far crescere in te piedi che camminano verso il bene, occhi che guardano gli altri nel bene e mani che sono pronte a donare per amore e per il bene.